Rubavano durante l'inverno e di primavera mi rubavano gli agnelli. Da quando ho preso il maremmano è tutta tranquillità. Gianni è quasi 80 anni, ora anche se il suo greggio conta meno pecore di una volta, ad ogni tanto c'è un cane pastore maremmano abruzzese. In questa zona, in provincia di Alessandria, l'economia è quasi esclusivamente agricola e zootecnica. E qui a Sarezzano c'è il più grande allevamento di questi cani da guardiania. È un cane è molto equilibrato, con una lievissima dose di aggressività nei confronti del cane, ma molto protettivo nei confronti delle pecore, che sono la sua fonte di vita. Il cane fondamentalmente nasce, cresce e muore molto spesso assieme al greggio che deve proteggere. Qui ci sono circa 100 pastori maremmani e una cinquantina di cuccioli, ma non mancano altre razze nel tentativo di valorizzare la biodiversità cinofila. Il pastore della Sina, calabrese, dalla Calabria, il cane funese dalla Sardegna e lo spino degli Iblei dalla Sicilia sudorientale. L'Italia è la culla di queste razze antichissime, sempre della Gardenia, che sono praticamente lo specchio della nostra cultura pastorale italica. Il pastore maremmano abruzzese è molto richiesto all'estero, 50% finisce in America, Australia, ma anche in Norvegia e Groenlandia. E per il futuro c'è un progetto molto ambizioso, trasformare l'allevamento in un agriparco, ricreando all'interno di oasi l'habitat di provenienza delle diverse razze. Il caso ancora...